Benvenuti a questa edizione di Tigiani e Tino. Oggi 4 marzo ci sono le elezioni. Noi con il nostro Tino Modena, che ci seguirà dai seggi, siamo qui per questa lunga tornata elettorale. A te la linea, Tino. Grazie Giovanni, per la linea siamo qui al seggio di Mandacci e adesso tra un po' vedremo le persone che inizieranno a votare. Come vi ricordo, si vota per le politiche e tra un po', appena avremo persone che usciranno dalle sezioni, le intervisto. A te la linea. Grazie Tino, ci ricollegheremo con te. Ora vi presento i candidati per questa tornata elettorale. Partendo dalla mia destra abbiamo il candidato della FISSA, Formazione Italiana Sociale Sostenitore Agricoli, Giuseppe Piccione. Buonasera. Poi subito dopo abbiamo il candidato del Partito Picurari Italiani, Silvio Ciareddu. Buonasera. Alla mia sinistra abbiamo l'onorevole Nino Carciofo del Movimento 5 Carciofi. Buonasera. Poi abbiamo la deputata Nerina Logatto del Partito Cattari Italiani. E infine Emanuele Leo della lista Manciapane e Tradimento. Buonasera a tutti. Bene, iniziamo subito con qualche domanda. Signora Nerina, qual è il programma del suo partito? Allora, il mio programma è di creare tante case coloniche per i gatti, perché nel paese siamo pieni di topi e abbiamo bisogno di portare tanti gatti anche dall'estero. Il suo partito come si pone nei confronti delle gatte morte? Non le possiamo vedere! No, che dite? Noi siamo la vita di questo mondo! Si calmi, si sieda! A te la linea! A chi ne avete? Ok, grazie. Grazie Giovanni per la linea. È appena iniziato le votazioni, già abbiamo le prime due persone che stanno uscendo dal seggio numero 2 e adesso li intervistiamo. Salve, lei cosa ha votato? Io ho votato, francamente ho votato per la monarchia! Grazie, e lei signora perché ha votato? P5 Carciofola. Voleva fare 4 carciofola a chi non si è difficile avanti. Vediamo se ho caduto bene tutti a due. Giovanni, a te la linea. No, per lo spettro crescere, grazie Tino, ora la parola passa a Giuseppe Piccione della FISSA. Qual è il vostro programma? Salve cari cittadini, abolirò la legge Merlin e aprirò le case chiuse. No, bravo, apri le case Grazie Giovanni per la linea, sono le 10, nel frattempo qui stanno venendo un sacco di persone a votare. Ora vediamo se esce qualcuno altro dal seggio. Può tornare qua, può tornare in basso. Salve! Buonasera! Lei per chi ha votato? Il partito dei gatti. E come mai? Perché nel nostro paese ci sono troppo topi e mancano i gatti. Giovanni, a te la linea. Sulla complimenti per i carciofi, sono veramente ottimi. Grazie, il mercato dei carciofi. Grazie. Grazie Tino, ora la parola passa al candidato della lista Manciapane a Tradimento, Emanuele Leo. Qual è il vostro programma? Buonasera a tutti, il mio programma è fare il ponte sullo stretto Messina-Reggio Calabria. Su questo ponte aprire, visto il mio settore enogastronomico, non è giusto, io non è giusto. Eccoci
amici dal seggio Mandanici, sono le ore 13, nel frattempo si è un pochettino abbassata l'affluenza, ma vediamo se c'è qualcuno che esce dalle sezioni e così intervistiamo. C'è cioè, andare a votare, no? Ecco qui, il paro, salve, lei perché ha votato? Fu partito da fissa. E come mai? Sapesse figliolo! Molto bello! Bellissimo! Buono, bello salandino! Siamo in grazie Tino, ora la parola passa al candidato del Movimento 5 Carciofoli, l'onorevole Nino Carciofolo. Grazie per la parola, grazie qual è il vostro mio programma, non ho ormai visto che il mio collega mi ha rubato l'idea del Ponte ma di Messina. Ma che ti ho rubato? Tu io non fai niente! Mi faccio parlare però, niente, ma è giusto fare così, ma lei l'Italia non fa è niente! Ma l'Italia è questo! Lei è un altro soggetto! Grazie Giovanni per la linea, sono le ore 19 del 4 marzo, l'affluenza sembra abbastanza buona qua a Mandanici. Adesso vediamo se incontriamo un'altra persona che esce dal seggio. Io vedo la pecorina. Salve, lei. Salve. Per chi ha votato? Io ho votato per il partito Mangiapane a Tradimento. E come mai? E perché ho signore di uno pane e alcuno non ha i denti. A te la linea, Giovanni. Mi raccomando, vinca le elezioni, noi vogliamo la fissa. Sì. Fate la alleanza, vogliamo solo per culo. Invece che la grazie. Ora avremo l'ultimo intervento dell'esponente della Partito Figurari Italiani, l'onorevole Silvio Ciareggio. Wow. Salve a tutti, buonasera. Qual è il vostro programma? Buonasera a tutti, allora il mio programma, dopo aver ascoltato questi stolti candidati politici, non come un fissa ma con la fissa. Ho ritenuto anche votando dai social network come si decanta l'Italia popolo di pecore. Puoi salire di pecore, ti faccio, ti faccio pecore, ti avvicino, ti avvicino, basta correggere! La politica non è più onesta! Basta! Tu hai detto che ci vado! Zitto pecora! Grazie Giovanni, questo è l'ultimo nostro intervento da qui dalle sezioni di Mandanici, sono le 22, abbiamo penso le ultime persone che stanno votando, vediamo se arriva qualcuno e lo intervistiamo. Salve, lei per chi ha votato? Per la pecorina. E come mai? Perché ha un senso veramente a 90 gradi. Fai un culo, fai. A te la linea, Giovanni. Siamo in onda. Grazie Tino, ora facciamo le ultime domande di rito ai nostri candidati. Iniziamo dall'onorevole Piccione. Qual è il motto con cui vi presentate a questa elezione? Siccome il mio partito è del centro, non è servizio ma vuole la fissa. Grazie onorevole Piccione, passiamo all'onorevole Ciareddu del Partito Picurari Italiani. Il mio motto del Partito Picurari Italiani è per un'Italia anno vota la pecora, per un'Italia a 90. Grazie dal vostro esibio, io sono il pastore e voi siete le mie pecorelle. Grazie onorevole Ciareddu, la parola passa all'onorevole Nino Carciofolo del Movimento 5 Carciofi. Allora, il mio motto del mio partito si basa sul mondo che oggi ci sono molte cavolate, però ci vogliono anche le carciofolate al giorno d'oggi, e se non basta anche il cetriolo. Votate il Movimento 5 Carciofole. Grazie, la deputata Locatto sì. Vuole... Votate me perché quando il gatto non c'è i topi ballano. Bene. Grazie onorevole Gatto, l'onorevole Leo. Allora il mio motto è semplicissimo, se parla a Ciadevento non vuoi baciare, a lista baciare a Ciadevento a votare.
Grazie, questa edizione delle elezioni finisce qui. Potete. Ci rivediamo alle prossime elezioni del Tigiani. E Tino! Mi raccomando, mi raccomando. Siete a posto, possiamo andare? Ricordate che potete dire a chi non è da dire perché è inquadrato solo lui. Sì. Buonasera e benvenuti a questa edizione del Tigiani. Edino! Speciale lezioni. Oggi 20... Sì, 24. Ma se 25. Vai. Buonasera e benvenuti a questa edizione del Tigiani. Edino! Oggi 4 aprile. E 4 marzo. Ma stasera. Ma stasera. Silvio Ciaretto. Buonasera. Del Partito Piculari Italiani. Buonasera a tutti. Bene, iniziamo subito con qualche domanda. Signora Nerina, lei qual è il lei come cosa ne pensa delle gatte morte? Le gatte morte? Non le posso vedere. No, come non li puoi vedere? No, aspetta, che stavamo a rifare. Deve essere più veloce. Deve essere più veloce. Chiedere subito. Appena dice, se vogliamo, tu subito. Ciao, ciao. Io devo sempre mutare le frumi. Ah, sono oggi era malato. No, no, aspetta. Stanno parlando di altre cose. Sanno che stanno a fare complimenti. Vabbè, è morto. Ciao. Tutto abolire la legge Merlin, aprirò tutte le case, farò entrare tutte le ragazze dell'est. Ma che affari, sei solo grazie Dino, a voi rifare. Non pensate perché io a fare sempre una così. Se ti succede, io mi associo e mi ciò pugnali in aiuto. Non capite che ho ciò pugnali in aiuto? No, sbaglia, lui all'inizio che si alza mi ciò pugnali in aiuto. Allora il mio programma nasce dalla necessità di salvare l'Italia dopo essere stato più anni fuori dalla politica. Vai. Va bene, ci va. Complimenti a tutti. Che complimenti ancora? Il momento, il momento. Andare in bagno. Ma che allora, bambino? Vedi una bottigliata qua dai!
All'onorevole Piccione della Fissa, qual è il motto del suo partito? Allora, sto ritornando dalle zone basse verso il centro. Sto votando la Fissa, non mi sono rotto i coglioni. Anche per me la stessa domanda. Qual è il motto con cui vi presentate a questa elezione? Certo. Il mio motto. Prima finiamo, prima accendiamo col tubo. Prima mangiamo. Prima mangiamo. Siamo in onda? No. Posso rispondere? No. Vabbè, rispondo, dai. Io stacco, dai. Sono... Grazie, onorevole Leo. Allora, il mio motto è molto semplice. Se il pane è scaffaduto, vuoi mangiare, lì stai certamente a votare. Inoltre, hai sbagliato. Il porco Giuda. Pane scaffaduto, vuoi mangiare? Vuoi mangiare? No, non vuoi mangiare. Non vuoi mangiare. Pane scaffaduto, mangi tu. Mangi tu. Grazie Giovanni per la linea, siamo alla... Signora, perché ha votato? P5 cacciofola. Cavallo non si è deviso. Stacco? Riusciamo a beccare un'altra persona che esce dal seggio. Disgrazia. Devo andare alla rovina. aspetta, atterrare l'acqua. Lei perché ha votato? Per il partito dei gatti, perché nel nostro paese mancano. Scusa che hai chiesto il video. Grazie Giovanni, questo è il nostro ultimo intervento da qui da Mandanici, sono quasi le 10, sta per chiudere questa tornata elettorale. Aspetta, ma non è le 10 ancora? Grazie Giovanni, siamo qui a Mandanici per l'ultimo appuntamento della campagna elettorale. No, sbagliai. Che votazione. Oh, ciao Sottoce. Gay. Vado? Vai. E chi era? E che tu vai in bagno con la tonaca, caro Serena? A me che sta, è tutto un tonacato, manco un muro fatto fresco. Di cavolo ne scelgo tu? No, di cavolo ne scelgo tu, perché ne scegliamo tutti di qua? Perché la politica è un cesso. D'altronde c'è il qui rinale. No, non posso ridere, non lo so, sai.